Senti, al Palais Cazzi è arrivata una sconfitta al tie-break, una sconfitta che brucia con Tortona. Ma più che brucia stasera, penso che abbiamo toccato il fondo nel vero senso della parola, perché questi ragazzi, gli allenatori, il direttore sportivo non hanno capito quelli che sono stati i sacrifici fatti in questi 3 anni ad Aversa. Stasera c'era l'occasione giusta per metterci un'altra volta in carreggiata per i playoff e ho assistito a una prestazione che veramente è stata vergognosa. Io ho avuto vergogna, soprattutto i primi 2 set, di essere presidente di questa squadra, perché comunque un presidente è quello che rappresenta un po' l'apice di una società, di una squadra. Evidentemente ho sbagliato tutto io, ho sbagliato a fidarmi di una campagna acquisti che penso che sia stata fallimentare. Con il senno di poi, perché c'erano nomi altisonanti, abbiamo cominciato a sperare e a sognare di fare qualche cosa di importante, ma questa squadra manca della cosa più importante in qualsiasi sport, manca degli attributi e manca soprattutto del cuore. 6 giocatori apatici in mezzo al campo, 6 giocatori che sembrava che erano lì messi per caso. Io non so veramente se dopo stasera pensano ancora a fare pallavolo ad Aversa, perché stasera la sconfitta brucia tanto 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 tanto, perché in settimana si era anche parlato che, ragazzi, era una partita importante, stavamo facendo conti con Ticini per raggiungere i playoff, cosa che ci richiedeva anche il nostro sponsor. Abbiamo fallito miseramente, è stata una stagione fallimentare sotto tutti i punti di vista. Stasera è stato, ecco, l'emblema della nostra stagione, una stagione fatta di alti e bassi, dove abbiamo avuto prestazioni a dir poco sconfortanti da parte di coloro che erano stati visti come gli acquisti più importanti di questo campionato. Non so, ecco, può darsi che siamo ancora troppo a caldo dopo una sconfitta del genere che mi brucia, ma veramente ci penserò tanto prima di continuare a fare pallavolo, perché significa rifondare una squadra, questo certamente lo posso già dire da ora. L'anno prossimo, se faremo ancora pallavolo ad Aversa, la faremo con una squadra rifondata in tutte le sue parti. Io preferirei giocare con 12 giovani, ma con tanta voglia di buttarsi su ogni palla, piuttosto che con questa squadra che veramente sembrava una squadra di ex giocatori stasera. Quello che manca e che è mancato, sarà colpa mia, sarà colpa del direttore sportivo, sarà colpa del tecnico, è proprio questo quest'anno, perché presi 1-1 questi giocatori all'inizio del campionato, sembrava che erano tutti fenomeni, ci davano come squadra che tranquillamente andava a fare i quarti di finale dei playoff. Ci troviamo miseramente in un girone a 19 punti, una classifica misera, una classifica grigia come il colore di questa squadra. Però, ecco, io non voglio dare colpi a nessuno, perché il primo colpevole di tutta questa situazione sono io. Significa che l'anno prossimo, ripeto, è una sconfitta che mi brucia talmente che mi fa anche pensare se continuare a fare o no pallavolo ad Aversa. Già abbiamo problemi enormi. Stasera abbiamo dovuto ospitare, grazie alla condensa di 15 giorni fa, abbiamo dovuto ospitare a spese nostre vitto, viaggio e alloggio all'Ortona, altri 4.000 euro che non erano proprio preventivati. Quindi è tutta una serie di circostanze, non ci alleniamo bene perché il palazzetto è freddo, è diventato un alibi anche per i giocatori, che naturalmente quando vincono il palazzetto è freddo, ma vincono, quindi non c'è niente da dire. Quando perdono, Presidente, però nel palazzetto fa freddo, allora non abbiamo un palazzetto dove possiamo allenarci. Abbiamo avuto una squadra che abbiamo allestito credendo di avere dei fenomeni, invece i fenomeni non lo sono stati. Abbiamo fatto anche una campagna acquisti dispendiosa, non c'è nessuno che mi aiuta in questa società, perché come sempre lo voglio ricordare a me stesso e anche a chi ci sente, purtroppo sono il socio unico di questa società e quando alla fine si firmano i contratti li firma sempre solo il presidente, quindi alla fine, nel momento in cui gli sponsor non rispondono, non riusciamo a trovare le possibilità per avere il budget al completo, è il presidente che ci rimette di tasca sua. Fin quando allora diventa un fatto allegro, un fatto di entusiasmo. L'anno scorso avevamo una squadra che non ci davano 3 soldi, però c'era una grande, grande, grande armonia in quella squadra, c'era allegria, c'era tanta volontà di poter fare qualche cosa. Oggi invece, ecco, ho capito, ho avuto la conferma. Avevo ancora un piccolo barlume di speranza che questa squadra potesse cacciare gli attributi oggi.
Evidentemente non è così. Ho visto tutti i visi strani, gente che gioca in nazionale, che si deprime, gente che è stata in nazionale, bulgara o spagnola, che sembravano veramente delle persone che erano lì per caso a giocare a pallavolo. Sono veramente molto molto deluso e veramente farò una seria riflessione, perché levare delle risorse economiche alla famiglia, levare del tempo al mio studio e per dedicarlo a chi è che non merita in questo momento di portare la maglietta di Aversa, significa che mi farà pensare tante cose.